L'Italia è nella classifica ILGA, International Lesbian Gay Association, è 37esima su 45 paesi, molto più vicina alla Russia di Putin che alla Francia, alla Germania, paesi con i quali abbiamo fondato la Comunità Europea. Quindi vuol dire che ne ha fatti parecchi di passi indietro e passi in avanti non ne aveva fatti in precedenza. Però dalla Campania e da Napoli arriva un grande segnale di unità e di resistenza in questo momento storico. C'è il sindaco con noi, ci sono tanti artisti, c'era il presidente della regione, ieri Elly Schlein e Conte, per cui Napoli e la Campania resistono e questa rivoluzione ancora una volta parte dalla nostra città. C'è tanta gente oggi in piazza, è un'edizione straordinaria del Pride. È un Pride a Napoli molto importante per la grandissima partecipazione, per il lavoro anche di preparazione che è stato fatto, una settimana di dibattiti, incontri, confronti, proprio per affermare l'importanza dei diritti, una società più libera, una società nella quale si rispettano i diritti di tutti, una città più sicura, è una società più sicura, più coesa, che cresce di più, e noi vogliamo una comunità che sia sempre più aperta e sempre più rivolta al futuro. Napoli lo è culturalmente, naturalmente in questa direzione lo è sempre stato, sta rafforzando questo percorso, quindi ci sarà un grande Pride con una straordinaria partecipazione anche della città. Ancora una volta purtroppo in Europa ha dimostrato di tornare tanti passi indietro. L'Italia ha votato contro la mozione a favore dei diritti delle persone LGBT, quindi mi fa molto piacere invece vedere che qui a Napoli sono arrivate tante persone, tanti ragazzi soprattutto, perché io credo che se vogliamo migliorare questo paese dobbiamo ascoltare i nostri ragazzi, le loro esigenze, e evidentemente per i ragazzi e la società fatta da questi ragazzi è molto più avanti rispetto alla politica di questo paese. Da qui sicuramente opporremo sempre resistenza ad ogni passo indietro rispetto alla tutela dei diritti fondamentali, perché l'Italia deve ancora fare tanti passi in avanti per tutelare appieno tutte le persone e i diritti fondamentali di tutte le persone. I'm on fire, boy.